annuivate poco fa quando vi raccontavo dei fatti di Comiso, dei 130 missili Cruise. Allora non ci fu un governo regionale che emise un provvedimento di revoca delle autorizzazioni. Adesso c'è stato. Questi sono atti di coraggio. Non è, caro Presidente, caro Sindaco, caro Assessore, cari concittadini, non è che noi ci scontriamo contro nessuno. Noi ci scontriamo contro la più grande, la più potente nazione al mondo, che mette in campo tutto quello che può mettere in campo, io non voglio rispolverare vecchi anti-americanismi, no? Degli anni della guerra fredda, ma non c'è dubbio, che per assicurare il controllo sul territorio, in questo caso su una parte del pianeta, insieme con il controllo che altre installazioni garantiranno in altre parti del pianeta, è chiaro che il presupposto sia quello. Mille morti in più, mille morti in meno, mille malformati in più, mille malformati in meno, sono un prezzo che si può pagare. Si può pagare per chiudere, diciamo, un cerchio di sicurezza internazionale. Ne muoiono 5.000 miscegni in un interland di 100 km, ne salviamo milioni nel mondo. Che ci fa? Ci possiamo anche consentire di snobbare, di non partecipare, di non lanciare segnali rassicuranti. Il governo regionale, che si è presa questa responsabilità di sfidare tutti insieme, non ci dobbiamo disunire. La campagna elettorale finisce fra qualche settimana e voi non dovete rimanere soli. Quando se ne andranno via le parabole satellitari, se ne andranno via le televisioni, se ne andrà via tutto, voi non dovete rimanere soli, noi dobbiamo rimanere uniti. Rimanere uniti. Se ci disuniamo non aspettano altro, se ci disuniamo non ci sarà nulla da fare. Ma se l'opinione pubblica, il governo regionale, i gruppi parlamentari, le commissioni, e cito le madri di Niceni, no? Per citare tutto quel popolo che va fuori dai confini di Niceni, riusciamo a mantenerci uniti, allora abbiamo buone possibilità di farcela. Io non so se in qualche minuto sono riuscito a darvi il senso, insomma, di questo lavoro che è stato fatto in questi giorni sul piano parlamentare. Non so se il Presidente Sessina è arrivato, ma abbiamo il Vicepresidente Venturino che è qua. Penso, non so che valutazione avete fatto voi dall'esterno, penso che non abbiamo concesso che si sparsero sparietti elettorali, non abbiamo concesso, come dire, che si venisse a fare demagogia, non abbiamo concesso che, come dire, la cosa deportasse verso, no, un populismo facile e gratuito. Cioè, è chiaro che se io vado là mi faccio dare quattro ceffoni e quattro colpi di manganello, oltre quello che abbiamo avuto davanti ai cancelli della base alla fine degli anni 70, ci faccio un figurone, no? Ma il vero figurone è per fare il MUS, non è un figurone, come dire, montare gli antenni, non sono il MUS. Qualsiasi imbecille si fa dare quattro ceffoni, come dire, e acquista, diciamo, l'affetto del popolo. Qua la cosa delicata è quando le istituzioni formalmente costituite e elette dal popolo sovrano si uniscono e fanno quadrato attorno a questa questione. Questo è il punto. Noi credo che fino a questo momento abbiamo dato i nostri ruoli, che sono quelli che sono. Io non mi chiaro guerra agli Stati Uniti, io sono un povero politico di periferia, diciamo, vicino al popolo, e svolgo il mio ruolo, però abbiamo, lavorando bene insieme, in rapporto
momento di riflessione e il potere costituito che chiede a noi tramite diciamo un gruppo di persone, anche i vostri concittadini che sono il commissario, i suoi uomini con cui so che avete solidarizzato, diciamo, li avete sentiti vicini, abbiamo fatto, come dire, una buona operazione dove nessuno fino a questo momento si è fatto un granchio, i lavori sono fermi, adesso aspettiamo il governo americano, perché, voglio dire, senza falsi infingimenti, loro dicono va bene, non costruiamo il MUOS, so che armi di riserva possono avere, però quantomeno fate entrare il ricambio in base nell'area militare, perché quei ragazzi che sono lì sono anche figli di altre mamme, anche in altri paesi. Bene, io ho detto questo. Queste cose si fanno alla luce del sole, alla luce del sole. Io do sempre il beneficio della buona fede e mi sono arrogato la responsabilità di dare una risposta in nome per conto, che potrebbe essere una risposta sbagliata, ma io ho un dovere di lealtà di dirvi che cosa ho risposto di fronte a questa richiesta, pensare, e mi sono arrogato, diciamo, il vostro pensiero. Quindi se mi volete contestare, contestatemi pure, ci sta in una carriera politica anche quello di essere preso a colpi di pomodoro. Io ho risposto così: se il governo americano e il governo italiano vengono a Nicea e dicono il MUOS non si fa più, l'area viene smilitarizzata, dateci il tempo di andarci, perché c'è un tempo ragionevole di dismissione dell'intero impianto, io sono convinto che il popolo di Nicea, le sue mamme, si siederanno attorno a un tavolo e se farete un trattato come avete fatto con Comiso, in cui ci avete detto che occorrevano 10 anni per smantellarla, e in 10 anni se ne sono andati, tant'è vero che ci abbiamo costruito l'aeroporto, io sono convinto che troverete nelle istituzioni, nell'opinione pubblica, delle orecchie ragionevoli, tutti ci rendiamo conto che non è una cosa che ci mettiamo un catenaccio e ce l'abbiamo, però dovete venire lì, qui, ai massimi livelli, formulate un trattato alla presenza dell'opinione pubblica, dite che MUOS non si fa, che l'area militare viene smantellata e non c'è nessuna ragione per non far entrare un cambio di ragazzi con altri ragazzi per sottrarli e non gli fare prendere quelle irradiazioni che noi ci prendiamo tutti i momenti, gli daranno margini e tolleranza, diciamo così, anzi sono convinto che per loro e per noi sarà un momento di trionfo e anche un momento di festa. Io non so se in qualche modo, se in qualche modo mi sono preso questo tipo di responsabilità nell'interpretare il bel popolo siciliano che ragiona a Miscemi come ragiona a Comiso e a Gela e a Ragusa. Questo è quello che avevo da dire, quello che avevo da comunicare. Una cosa di uomo delle istituzioni, caro assessore Lobello, riferisce al sindaco Progetta che io ho valutato come molto coraggioso l'atto che avete fatto. Vi state scontrando con poteri molto forti, molto forti, molto cinici, e anche abbiamo capito abbastanza spregiudicati. Una volta tanto ci siamo resi protagonisti dello smantellamento, speriamo, non abbassiamo le armi, neanche la guardia. E la guardia. E ci siamo resi protagonisti di una pagina di verità in questa storia siciliana, moderna e contemporanea, in cui pagine grigie ne abbiamo scritte tante, e poi le tragedie le scopriamo a consuntivo una ventina d'anni dopo e facciamo su queste pagine film, dibattiti, libri, tavole rotonde. 20 anni dopo, stavolta invece, come dire, un gioco è stato scoperto in contemporanea,
se andasse bene come andrà bene, grazie anche al vostro coraggio, mi rendo conto, noi avremo dato il senso che veramente la rivoluzione della dignità è veramente cominciata. Le nostre parole che noi diciamo, rivoluzione di dignità, non vogliono dire completamente niente. Se invece la rivoluzione della dignità è questa, io ti faccio rimangiare una concessione che hai dato e ti blocco un'opera con il MUOZ e il degno popolo siciliano che si è risvegliato. Grazie.